Mirko conferma la fine della storia con Perla. Dopo giorni di gossip e indiscrezioni, è arrivata ufficialmente la conferma che tutti i fan non si sarebbero mai aspettati. Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono definitivamente lasciati dopo averci riprovato nella casa del Grande Fratello. A dare la notizia è stato proprio il giovane imprenditore. Ecco le sue parole su Instagram. Questo è un momento difficile, per me è troppo doloroso nello scrivere queste cose, ma è doveroso farlo. La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno, ma sono sicuro che capirete. In questo percorso abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere, soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco. Mirko continua. La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e sincera, e ho sognato insieme ad ognuno di voi. Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono, ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno di fronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene. Tra noi ci sarà sempre un grande rispetto e il grande bene nei confronti dei suoi genitori non svanirà mai. Sono stati la mia seconda famiglia, apprezzandomi sotto ogni aspetto, trattandomi come fossi un loro figlio, e non smetterò mai di ringraziarli. Il giovane conclude. Adesso concedetemi solamente del tempo per metabolizzare il tutto, perché so già che ci saranno giorni difficili da dover affrontare. Il vostro affetto è stato incredibile, mi ha tirato su anche nei momenti più complicati che ho passato negli ultimi mesi e per questo non avrò mai le parole giuste per ringraziarvi in maniera adeguata.